Ferragosto al mare senza barriere anche per chi vive sulla propria pelle la disabilità. Nella spiaggia totalmente inclusiva e accessibile di Monte Silvano, mare senza barriere, dove attraversare la spiaggia e raggiungere l'acqua per bagnarsi non è un problema, abbiamo ascoltato le voci di chi, dopo anni, è riuscito finalmente a toccare l'acqua del mare. La signora Speranza diceva è riuscita a farsi il bagno dopo tanti anni in mare. Esattamente al pari di noi persone non disabili, perché a giugno era già stato un mese in uno stabilimento normale ed era complicato l'accedere all'ombrellone per via della sabbia. La disponibilità dei gestori ci hanno permesso di mettere delle piccole passerelle che ci permettevano l'accesso all'ombrellone, ma era impossibile pensare di far fare alla nonna un bagno in mare. La signora Speranza, ma com'è stato fare il bagno finalmente? Bellissima, io avevo paura, però mi ha passato tutta la paura. Il ringraziamento va in modo particolare al signor Claudio e alle persone che hanno realizzato una situazione come questo posto per dare la possibilità a loro di avere ancora gioia nella vita, perché nelle città normalmente è complicato. L'idea di stare in un posto così protetto, in sicurezza, con tutti gli accessori possibili e immaginabili, apre a loro una possibilità che non si immaginava mai di poter avere. Quindi siamo noi che diciamo grazie alle persone che hanno organizzato tutto questo. Signor Marco, lei dalla Puglia ha preso casa qui perché c'era una spiaggia completamente accessibile? Sì, l'ho presa qua, ho visto che c'erano dei servizi che da noi non c'erano, ho affittato la casa circa 10 anni qua, dopodiché l'ho acquistata vedendo che ogni anno era sempre di più. E c'erano dei servizi. È bello stare in acqua, avere questa libertà. È bello. Sì. È tutta un'altra cosa così vivere il mare. Vivere il mare con delle spiagge attrezzate, sì. Da noi le spiagge sono molto lunghe, come voi sapete, non essendoci dei servizi è faticoso poterlo portare in acqua. Qui ci arriviamo facilmente. È una cosa esemplare, una cosa speriamo di andare sempre meglio. Signora Antonietta, lei è una frequentatrice abituale di questa spiaggia accessibile a Monte Silvano, ci racconta questa esperienza, come si vive il mare con una spiaggia totalmente accessibile? Benissimo, io prima non venivo mai al mare, da quando ho scoperto questa spiaggia tutti gli anni. Il top dei top, abbiamo una grande, bellissima cosa.